Giorgio Tabacco vince il primo match che si è giocato sul Pietrangeli in questa edizione degli internazionali BNL d'Italia 2023. Ti chiedo intanto qual è l'emozione comunque di giocare su questo campo e poi che partita è stata contro Luca Potenza. Ma un'emozione indescrivibile, non pensavo di giocare subito il primo match qui, di aprire le danze su questo campo fantastico. Quindi è un'emozione incredibile, è stato un bel match, peccato perché Luca non ha giocato il suo miglior tennis, però comunque io sono entrato in campo deciso ed è andata abbastanza bene. E non so se poi tu te ne sia accorto perché era nell'ultima fila, ma c'era Volandri a vedere, si è praticamente visto tutta la tua partita, te ne sei accorto? No, non l'ho visto, forse per fortuna, no, però non l'ho visto, sono contento che lui abbia visto la mia partita e spero che gli sia piaciuto il match. E come sta andando in generale la tua stagione? Perché adesso diciamo la tua classifica ATP, dopo un paio d'anni che sei passato a pro, sta iniziando a prendere forma. Sì, ultimamente non benissimo, però è un percorso lungo, quindi a quest'età bisogna migliorare. Sono convinto che sto facendo le cose giuste e quindi i risultati poi arriveranno da sé. E poi ti chiedo in generale cosa ti aspetti, naturalmente immagino l'obiettivo sia prendere la wildcard e poi diciamo quando si parla di te ma anche di tuo fratello, voi da ragazzi, quasi tanti di questi ragazzi che poi sono qui, li avete battuti e tante volte. Sì, sicuramente non lo nascondo, l'obiettivo è quello di vincere, sono qui per questo e poi abbiamo anche una bella opportunità in doppio con mio fratello, quindi sono felicissimo e andiamo avanti. Chi gioca meglio il doppio dei due? Io. Grazie mille. Grazie a te.